Apri la porta, papà, vediamo chi è. Buongiorno e benvenuti nella nostra casa. Allora ragazzi, oggi facciamo l'home tour, come avrete immaginato dal titolo, e partiamo dall'ingresso. Vabbè, questa alle mie spalle è la porta, dopodiché sulla sinistra troviamo un attaccapanni che ovviamente ha di tutto e di più. La cosa carina, questo l'abbiamo preso su Temu, è che ha anche scarpiera, non fate caso al disordine, ma comunque solitamente lo facciamo perché appena entriamo leviamo le scarpe e mettiamo le ciabatte. Fatto questo, abbiamo un mobile. Questo è un mobile di Ikea e praticamente c'è la lampada di sale, questo che è un bruciatore, qui c'è papà che è sempre con noi, questo è il salvadanaio di Auri e qui ci siamo praticamente io con Aurora e Claudio, che è tutto a tema militare, ce l'ha fatto la zia di Claudio. Comunque va bene, nell'ingresso c'è un mobile con portaspicci, insomma, e tutto quanto. Su questa parete ci sono questi quadri che ricordano molto il Giappone, che è, diciamo, un argomento che mi ha fatto innamorare di Claudio. E praticamente invece andando avanti ci sono invece i nostri quadri di proprio delle prime uscite. Continuando nel corridoio c'è un arco molto carino che noi più che altro sfruttiamo l'inverno perché lo dobbiamo stile natalizio. Comunque da questo lato c'è un altro attaccapanni che, come vedete, è bello, bello sostanzioso, e qua ci sono tutti i robottini, la lavapavimenti molto utili, e qui abbiamo semplicemente un vaso con una pianta di aloe. In realtà avendo il pollice nero c'erano piante molto più fighe, più alte, che nel tempo purtroppo sono andate via. Comunque il corridoio fa sì che è adiacente a tutte le altre stanze. Io direi di partire dalla camera da letto nostra. Venite. Allora, una volta entrati abbiamo il letto che dobbiamo ricomprare, ragazze, quindi non ci fate caso, e lì c'è la Next to Me per Filippo, che è comodissima perché così è a culla se lui dorme, mentre poi quello si tira giù in caso e si attacca al letto. Comunque da questo lato c'è la mia postazione make up, c'è anche il computer, vabbè, i pacchi che mi sono arrivati, e se vi interessa il video, diciamo, della mia collezione make up, scrivete un commentino e lasciate un like che ve lo farò. Comunque qui c'è tutto il mio reparto e lo sapete meglio di me. Alle mie spalle, quindi di fronte letto, diciamo, c'è un commò con 3000 profumi. Calcolate, questi sono tutti i miei e Claudio Poraccio ce ne ha solo 3, ma non perché non li vuole comprare, sono io che ho un problema con i profumi. Poi c'è la stampante, le cose per le unghie, e di qua c'è la TV con il commò sempre di Ikea. E da questo lato ci sono i miei 3 cassetti, da questo quello di Claudio. Tra l'altro, se avete un letto da consigliarmi, contenitore, fatelo, scrivete sotto. Mentre da questo lato, vabbè, c'è la finestra che è adiacente a un giardinetto dove io generalmente stendo. E di qua c'è una scarpiera, piccolo spoiler. In realtà oggi proprio ho buttato quello che c'era al posto della scarpiera, che era praticamente un portagioielli con uno specchio, ma Aurora me l'ha distrutto e quindi l'ho buttato. E ho messo per ora la scarpiera, non mi piace perché è marrone e tutto invece è bianco, però vabbè. Ci ho messo questo che è il depuratore per aria, per l'aria, e questo invece che fa tutte cosine carine, tutte luminescenti sul soffitto, ottimo per i bambini. Alle mie spalle c'è la cabina armadio, ma non ve la faccio vedere raga perché è un disastro. Abbiamo sistemato oggi solo la parte lenzuola, dobbiamo sistemare la parte dei vestiti. Fronte camera c'è questo che voi lo vedete e dite: ma che cos'è, lo sgabuzzino che è tutto disordinato? Quindi non lo vediamo, però c'è ed è comodissimo. Dal corridoio, cioè Filippo che stai a ridere, andando dritti per dritti c'è il bagno che ha la porta a scrigno, perché è piccolo purtroppo, quindi abbiamo adattato, però secondo me è comodo, è figa la porta a scrigno. Allora, accendo la luce, appena entriamo c'è tutto quello che riguarda il make up giornaliero, perché io mi trucco sempre al bagno, e qua quello che è i miei prodotti skin care, body care, hair care, anche di Claudio, raga, vi dico la verità. E c'è questo armadietto che dobbiamo cambiarlo, se avete un mobile da bagno da consigliarci, perché si è sfasciato. L'ho preso da Amazon, 70 euro, ma è durato un anno. Da quest'altro lato invece c'è questo mobile che è molto carino, è della Lidl, pagato sulle 100 euro, è molto capiente. Sopra ci sono altri prodotti che non vi faccio vedere, qua tutto il Dyson, prodotti per capelli, qua elastici, e qui tipo lo scaldino, insomma cose del genere.
Andando avanti c'è la, diciamo, lo specchio con il lavabo, insomma qui ci sono tutti i prodotti di Claudio, vedete che anche lui ce ne ha abbastanza, e qua vabbè ci stanno tutti i spazzolino, dentifricio, insomma chi più, il detergente da viso, saponette, e maschere e asciugamani, qua dentro ve lo faccio vedere, Claudio mi ucciderà. Comunque ci sono tutti i miei prodotti di skin care, ragazze, sta esplodendo questo bagno. Andando avanti ci sono i sanitari e qua c'è la doccia, dove praticamente ho recluso i giochi di Aurora in una vaschetta, perché sennò, ragazze, lei li spargeva ovunque. Comunque il bagno penso sia la cosa meno interessante, quindi andiamo a vedere la camera dei bimbi. Venite in camera nostra. Allora, la camera di Aurora miracolosamente è in ordine perché l'abbiamo sistemata. Comunque abbiamo fatto questo muro, Claudio l'ha fatto, e è un'idea fighissima perché da un lato è maschile, possiamo dire, vabbè, nel nostro comunemente abbiamo ricreato dei colori simbolici maschile e femminile, e con tutto Peter Pan, è molto molto bello, e gli adesivi li abbiamo comprati su Amazon, costano veramente poco e soprattutto comunque sono ottimi. Da questo lato c'è il letto di Aurora, dove c'è anche la scritta Aurora, abbiamo messo le coperte del Re Leone, insomma qua sotto ci sono le coperte, e poi abbiamo lasciato la lucina a cuore presa da Ikea, e questo qui coi punti Conad, che è praticamente diciamo una libreria con tutti gli animali. Allora, adesso che ovviamente Filippo dorme nella Next to Me, va benissimo questa camera. Domani se ce ne andiamo, ovviamente la faremo in un'altra casa, se rimaniamo faremo un letto a castello, chiaramente, e abbiamo deciso di lasciare questo tappeto perché è molto morbido, Filippo ci sta comodamente. Da quest'altro lato abbiamo la cucina che ha fatto la zia con legno, e quest'altra che è una specie di scarpiera, non so come dire, mobiliera, con tutti i giochi, principalmente peluche che gli ha comprato il padre, diciamolo. Da quest'altro lato c'è un mobile di Ikea che, ragazzi, si è sfasciato, vi dico la verità, in 2 anni, cioè da quando è andata Aurora l'abbiamo preso, si è sfasciato. Comunque lo utilizziamo. Da questo lato ci sono i vestiti, si vede dai piumelli di Filippo, e da questo lato quelli di Aurora. Infatti questo che è più utilizzato, ragazzi, è sfasciato tutto perché è utilizzato di più. E poi sopra abbiamo, vabbè, qui messo il fasciatoio per cambiare Filippo, qui ci sono i pannolini e qui tutti i prodotti di Body Care, insomma. Lateralmente abbiamo segregato e nascosto altri giochi perché Aurora è veramente piena, e di qua ci sta un quadretto che ci ha regalato la maestra, che è meraviglioso. Famiglia è dove nasce la vita e l'amore non ha mai fine, e ci siamo praticamente io, Claudio, Aurora e Filippo. È proprio carino, l'ha fatto la maestra. Questo è il quadretto di quando è nata Aurora, quindi quando è la prima foto di Aurora, infatti devo stampare anche quella di Filippo, insomma, e lì ci siamo noi, Enzo Marina, e qua era incinta di Filippo. E basta, questa diciamo è la stanzetta dei bimbi, e anch'essa è adiacente con la porta finestra al giardino, dove poi posso andare a stendere, diciamo. Adesso vediamo nella sala da pranzo barra cucina. Allora, abbiamo una cucina a parete, prima aveva anche 3 pezzi qua da questo lato, ma li abbiamo tutti levati, abbiamo fatto un'unica cucina a muro perché ci trovavamo meglio con gli spazi. Sopra ci sono dei quadri, principalmente del caffè e del cioccolato, perché siamo dipendenti, Claudio dal caffè e io dal cioccolato. Qui c'è il tavolo con le sedie, vabbè, classico, insomma. La cucina la vorremmo cambiare, ma appunto stiamo capendo se dobbiamo cambiare casa oppure no. E vabbè, abbiamo qui la lavastoviglie, insomma, i pensili, una classica cucina. Questo è il classico fornello, noi vorremmo mettere quello a induzione, però vediamo un attimo. E di qua abbiamo friggitrice Nescafè, che ve la straconsiglio della vita, microonde che usiamo pochissimo, e anche questa che è comoda, però la usiamo veramente poco. E basta, qui c'è il frigo dove ci sono, ragazzi, piccolo spoiler, tutti gli integratori che usiamo, sì, sono tantissimi. Poi li ho attaccato io i poster, gli ultimi, sì. E poi ci sono tante calamite dei viaggi, in realtà Aurora e Claudio le hanno rotte tutte. Altro spoiler, vero amore? Qui c'è il frigo, e da questa parte c'è il divano, che è un divano letto, quindi comodo anche per quando viene la zia, insomma, che può dormire qua. E vabbè, adesso ci stanno tutte le cose di Filippo. Qui abbiamo 2 mensoline,
con tantissimi ricordi di viaggi principalmente, o di comunioni. Questa è della comunione di Vale, il battesimo di appunto Dodò, il battesimo di Aurora, il battesimo di Federico. Qui ci sono tutte le cose della Puglia, insomma, anche sopra lì i trulli, c'è di tutto. E poi c'è il nostro viaggio a Parigi come quadro, e qua è sempre Disneyland Paris, che è stato il viaggio secondo me più bello e più significativo che ho fatto con Claudio. Poi abbiamo la TV, la PlayStation, anzi, come diceva mia nonna, la PlayStation, e dei giochi. E poi Claudio ha praticamente dipinto il muro con tutti i glitter, è fighissimo. E altra cosa che vi voglio consigliare è il calendario che ho preso da Amazon, che è molto carino, perché voi scrivete tipo papà, mamma, Aurora, Filippo, Kira e Whisky, e ogni giorno le cose da fare. Secondo me è un calendario per la famiglia molto utile. Devo riprendere fiato. Comunque adesso vi porto in giardino. Siamo in giardino. Allora, il giardino, dobbiamo finire di pulirlo, vabbè, ci voglio mettere piante, fiori, vasi, eccetera, eccetera. Comunque, allora, da questo lato abbiamo questo, che è il lavatoio. Praticamente ci stanno la lavatrice, la caldaia, insomma, tecnico. La cuccia dei cani, che tra l'altro Kiran ce va, ce l'ha solo Whisky. Adesso per ovvi motivi li ho messi di là nell'altro giardinetto. Qui abbiamo un salottino, che abbiamo fatto la cavolata con Claudio perché l'abbiamo preso bianco. Vi consiglio di prenderlo grigio perché, come vedete, guardate il tavolino, l'abbiamo preso l'anno scorso ed è tutto macchiato, non si pulisce più. Vi dico la verità, i cani ci salgono sopra, ci dormono, quindi hanno aiutato il degrado, ecco. Però cioè noi riusciamo a dire di no, per me ci possono anche dormire. Infatti avevano pure i cuscinoni e loro praticamente li hanno tutti rovinati, li ho buttati e chi se ne frega, insomma. Comunque poi qui ci stanno gli attrezzi di Claudio. Questo qua l'abbiamo preso da, mi sembra, Leroy Merlin, però non ve lo consiglio molto perché si è sfasciato anch'esso in meno di un anno. Vabbè, lì c'è il lampione che sta decadendo anch'esso, dobbiamo rimetterlo a posto. E poi abbiamo fatto un tavolinetto per mangiare fuori in estate con praticamente questo che abbiamo preso a 30 euro da Risparmio Casa. È un ombrellone che si apre e si chiude ed è molto figo, ragazzi, vi dico la verità. Vabbè, c'è il tavolinetto, questo è un vasino di Primark e abbiamo messo una tovaglia molto carina. Poi abbiamo messo anche un tavolinetto per Auri, e quando viene Edoardo a mangiare, insomma, mangia lei ha lì. Tutto già verniciato. Sì, l'ha verniciato, vabbè, io ragazzi vi dico la verità, finché sta in giardino, poi lei ha questo estro creativo, quindi io glielo lascio fare. Qui avevamo due sdraie, questa è l'unica sopravvissuta male, tra l'altro, però è la mia compagna di gravidanza a rischio dell'anno scorso, quindi ancora rimane con me perché ormai ha il valore affettivo. No, scherzo, le dobbiamo ricomprare, ma hanno messo dei prezzi 80 euro l'una e noi le avevamo pagate tipo 20 euro l'una, vabbè. E poi abbiamo il dondolo, molto comodo, anch'esso però con la tempesta di Roma, ragazzi, purello viaggia. E lì c'è anche il barbecue, dobbiamo fare la ricarica della bombola, così almeno quest'estate si griglia. E qui c'è il mondo di Aurora. Abbiamo cucina, scivolo, altalena, 3000 bici, cavallucci, dondoli, una casetta, la sua Maserati, la balla che gli hanno regalato al nido, un'altra bici, insomma, c'è di tutto, ragazzi. Lì c'è un altro tavolino, altri giochi vari, insomma, ecco. E dobbiamo anche tagliare qui l'edera e basta, questo è il giardino. Casa è molto molto bella, secondo me, molto spaziosa. Poi a Roma è difficile trovare un piano terra con giardino. E basta, questo è il nostro home tour. L'altro giardinetto non ve lo faccio vedere attualmente perché uno ci stanno i cagnoloni, che adesso facciamo rivenire di qua e in casa, perché molti di voi si domandano che fine fanno i cani. Ragazzi, noi lasciamo la porta a finestra aperta e quindi fanno dentro o fuori come gli pare. E basta, questa è la nostra casa. Fatemi sapere se vi piace, cosa migliorereste. Sempre lasciate commenti educati e like se vi è piaciuto questo video, e se volete la postazione. Vi mando un bacio, ci vediamo al prossimo video.